Pronto? Sì, pronto. Sì? Io volevo solo dirle una cosa. Mi chiamo Antonia, volevo solo dirle un'unica cosa. Ma lei non sembra che fa tutta sta propaganda anticristo, antireligioni, anti tutto, e poi sbattere il telefono a persone educatissime che chiedono delle delucidazioni da lei? Mi sembra educato. Ma non mi chiede. Ma le sembra serio quello che mi sta dicendo? Scusi? Mi sembra serio quello che mi sta dicendo? Sì. Io dico che sbatter giù il telefono, da che mondo è il mondo, sì. E siamo in un mondo civile, sì. Secondo la sì. mia opinione, sì. Nessuno lo fa e nessuno l'ha autorizzato. Vede signora, bruciare vive le persone, ma lei, lo hanno fatto e continuano a farlo. Ma lei si sente il nuovo messia? No signora. Io costruisco quello che posso costruire. Ma guardi, io da tanto tempo ascolto sta radio. Bravo. E l'ascolto volentieri. Bello. L'unica persona che detesto sono io. È lei. Mi fa piacere. Lo sa perché? Perché è una persona maleducata. Ah, beh, lei può portare avanti tranquillamente le sue teorie, nessuno le lo viene. No signora. Però no, lei portarlo avanti in questa maniera. No signora. Perché la questa è una maniera dittatoriale dei campi di sterminio, non porta avanti tranquillamente nessuna teoria. Guardi. Suscita solo orrore e disprezzo. Lei sta solo parlando di orrore, di disprezzo. Sì, esatto. Di anticristo, di crogioli. Io il crogiolo lo adopero solo per far fuoco. Benissimo. L'unica cosa che serve. E io guardi, certo. Se queste 1000 lire sì. di telefonata, provi per dirle che la maleducazione, mi chiedo anche... Va bene, signora. Ma mi lasci dire, per favore. Sì. Mi chiedo anche se il direttore di questa radio... Sì, signora. Allora, chiariamoci un'altra cosetta. La trasmissione la conduco io, che vi piaccia o che non vi piaccia. Chiaro? Io presento le mie cose, presento il mio lavoro, presento la mia fatica, presento le mie notti in bianco, presento quello che io ho vissuto. Nessuno mi paga, uso l'automobile per arrivare fino qua, rinuncio a giornate di lavoro per fare quello che io mi piace. E st'imbecille pensa a darmi a me del maleducato, ma si vergogna 1 milione di volte, 1 miliardo di volte, 3 miliardi di morti sono stati fatti, ammazzati come bestiame, buttati nei burroni, bruciati vivi, hanno infilato ferri roventi nei culi e nelle bocche, e queste merde si permettono di darmi a me del maleducato. La vita è importante, e davanti alla vita ci vuole rispetto, perché la vita è quella che noi costruiamo giorno per giorno, e la vita va rispettata. Pronto? Ciao, sono io. Ciao. Senti, vorrei capire cosa sta succedendo. Forse pensi di essere stato magari provocato. Forse però era giusto capire cosa intendeva dire il signore riguardo il concetto la mia libertà finisce quando inizia la tua. E lui parlava di rispetto reciproco. Poi no, il resto poi magari questa sia una continuazione della... Della trasmissione magari precedente, cioè magari tutte le polemiche che sono sorte. E lo dico perché tu non faccia il gioco di chi afferma che sei un accentratore oppure che sei antidemocratico, ecco, questo volevo dire. Ti saluto. Ciao, grazie. Pronto? Pronto Claudio, ciao. Ciao. Fa sentire Claudio. Da parte polemiche, ma mi voglio capire quando ti ascolto. E una roba voglio capire, quello che mi ho capito dalla tua analisi che ti ho fatto, è che ti vedi no, un mondo no, soggettivamente che a priori no, è pari di sensibilità, di ragionamento, di intelletto, e non ti vedi differenza. E ora no, secondo me vense no. Purtroppo no, è il trascendentale che ti parli ti, ed è interno ed esterno. E quello è immanente, eh? Quello si chiama immanenza. Vabbè, su poi il dizionario. Io non so i termini filosofici. Sì, tanto ti metto calmo perché ti vedi Claudio. Se poteria no, ragionare e ragionare anche con tranquillità. Però quando che mi adesso sono due telefonate a te, no? E sono nervosa, no, ho paura di esprimermi che non ti posso capire, ti hai capito? Se viene fuori un concetto, un'analisi seria, mi penso che tanti possa capire e se possa anche spiegarsi meglio, perché no, come che te dico, mi penso che vince
qua a sto mondo siamo tutti a uno soggettivamente, ognuno con la nostra sensibilità, e penso che proprio il trascendentale, quello che vi altri parlè, ognuno lo abbiamo dentro, però dopo si costruisce con la conoscenza. È vero? E ora, è immanente, non è il divino, come chiamalo divino? Io chiamo divino, mi chiamo a conoscenza e a mia sensibilità. Sì, quindi, esatto. Ecco, quindi no, mino posso praticamente che quello che capisco mi posso, perché posso capirlo un altro, siamo tutti soggettivamente a uno, esatto, è vero, ecco, quindi no, spiegami no, come che ti ho detto di prima della libertà, perché purtroppo parte anche da sto principio qua, che se mi vedo soggettivamente che la mia sensibilità è mia, quella è un'altra, è un'altra, sì, anche a libertà, in questa maniera qua. Certo. No, possiamo perdere il discorso di quello che ti ha fatto te, di Sodoma, Gomorra, i morti che restai, l'Inquisizione, e tutto quello che io, però io sto qua a parlare tre giorni di Oman, no? E chi che capisce, ma mia, tutti che capisco queste robe qua. Va bene, ti spiego da capo. Penso che, non so, mi sono spiegata o no? No, ho capito perfettamente quello. Perché ti vedi, quando che uno vuole fare un'analisi del pensiero, mi penso sempre, come l'altra volta che te l'avevo fatto la domanda, che forse mi non mi devo spiegare la domanda. No, però passo qua anche a fatica a spiegarmi. Non è sempre facile. Ciao, Claudio. Ciao. Allora, riprendiamo il discorso sulla libertà. L'ultima telefonata, poi faccio il discorso sulla libertà un'altra volta. Pronto? Ciao, sì. Claudio. Ciao, dimmi. Sono Dennis da Camisano. Dimmi. Attento, volevo dirti una cosa. Non so se ti capita mai di guardare la televisione, cos'è mezzogiorno e mezzo, così. Pronto? Dimmi. Ecco, una chicca. Ti provo a guardare su Rai 1, un paio di giorni, un telefilm che fa cos'è mezzogiorno e 40. E dopo mercoledì prossimo te ne dici cosa te ne pensi. Se sì. Una ridata vara una prima che l'altra. Se riesco. Ti dico il titolo. Il tocco di un angelo. Tocco di un angelo, vabbè, ce la fai vedere. Comunque guarda, cerca almeno di guardarlo una volta, cioè se tu riesci a guardarlo fin fondo, perché è una roba veramente da ridere e da stare a panza. Vabbè. Ecco. Ciao, Sotto. Ciao, grazie. Ciao, dopo la settimana prossima te ne conti. Beh, spero che si dà. Ok, ciao. Prendo l'ultima telefonata, poi rispondo all'amica. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. È Miss Luisa di Padova. Ciao. Mi pare che... perché si scalda tanto su questi argomenti? Non lo mi capivo. Perché è la vita, amica mia. Perché è la vita. No, è la vita è un tubo, cioè la... cioè, dico, la verità non è la mia, nessuno scherza, Sì, è vero. Cioè uno può essere quello che vuole, perché nessuno sa... Non è proprio vero, non è proprio vero. Non è proprio vero che si può essere quello che si vuole. Cioè, nel senso che uno può anche gestire un campo di sterminio, però non ha il diritto di farlo. I campi di sterminio sono stati fatti sia dalla religione che dalla politica, che sono due, adesso io ti dico quello che penso sì, io. Sì, certo. Non state incavolare, perché fanno così niente incavolarsi. Cioè, mi dico quello che penso, mi naturalmente, siccome che in testa sua non avrà nessuno, naturalmente ognuno degli altri dice a sua no. Allora, i cambi di cammino sono stati fatti sia dalla politica che dalla religione, è giusto? Politica e religione sono le espressioni degli altri. No, il monoteismo, non sono d'accordo con te, Eli. È una religione specifica che fa quelle cose, non è tutte le religioni, capito? La religione ti può sentire che fa quelle cose. Ma secondo te Renzo potrebbe fare quello che fa se non avesse, se la gente non accettasse, se non avesse una mentalità che accetta? No, è una mentalità imposta, non accettata, è imposta. Dopodiché non puoi più liberatemi. Ci sono culture diverse a seconda delle situazioni sociali e locali, giusto? Ci sono culture diverse, sì o no? Le culture non sono tutte uguali. Sì, e non allo stesso tempo. Fai il tuo discorso, dai. Le culture sono diverse. Perché sarebbe stato fatto il segno? No, dico, la religione non è altro che l'espressione di quello che siamo noi. Gatto capito? La politica non è altro che se non avessi l'appoggio della massa, la politica e la religione, ma potrebbe essere quello che è un'espressione nostra. Le chiese, le
che li ha creati. Allora? Che, giusto? No. No, ma tu di lo stesso. Da dove viene la religione? Viene dall'uomo, è una necessità dell'uomo, crescerà con l'uomo, giusto? No. Se noi siamo primitivi, la nostra religione sarà la religione dei primitivi. No. Se noi, quando noi cresceremo e saremo adulti, uomini adulti, avremo una religione diversa. No. Perché sapremo cambiare sia la religione che la politica, ma questo dipende dalla massa, da noi. Non ho parole. Ma guarda, il Papa non potrebbe mai fare quello che la religione cattolica aveva fatto 200 anni fa. Ma parlo di morte da me, scusa, quello che fa l'integralismo islamico oggi nel Medio Oriente non potrebbe essere fatto in Europa, non so spiegare perché. Ci stanno sperando. Perché sono livelli sociali diversi, semplicemente. Viene dalla massa, è un'espressione della massa. E la massa è l'uomo. Qua gli scemo, ecco, per lì è massa, viene da non sono persone, non guarda, sono io non sono atea. Io credo che la religione si evolverà con l'uomo come si evolverà la politica con l'uomo. E sai quale adesso dico, parlo così per quello che insomma, che dolce finora gli dico mia, ecco, per quello che valgo. Cioè, mi dico che la religione dovrà fare un tutt'uno con la scienza. La novità sarà la scienza che ne darà, come si dice, non può essere due cose scisse. La scienza e la religione devono prendere tutte e due, cioè devono trovarsi a un certo punto, per un uomo maturo. Gli altri non sono maturi, siamo ancora primitivi, va che abbiamo ancora a cava in mano. Ah, beh, questo lo dici tu, eh? Sì, questo è quello che penso io naturalmente, sempre mia. Cioè, quindi con l'evoluzione, che sarà con l'evoluzione, ma non che la religione, cioè l'uomo cercherà sempre il senso di quello che è. Io non posso dire sono una gallina, sono un poastro, questo discorso l'ho fatto anche con quelli che fa alla domenica. Che sì, ti ho sentito, non ti preoccupare. Ecco, appunto. E davo ragione a loro. Io sono un'altra cosa, non è vero che siamo tutti precisi. Un senso alle cose ci deve essere e noi cercheremo, siccome che siamo uomini, non siamo né animali né alberi né siamo uomini, un'altra cosa, cercheremo sempre il senso, capito? E arriveremo attraverso la scienza, l'uomo maturo arriverà attraverso, se riusciremo a usare la scienza invece che la violenza, perché sapremo che un coro per le ricerche non deve scai viene invece a montagne per gli armamenti, quindi siamo fora, capito? Il bene e il male c'è ed è a questo livello, secondo me, se riusciremo a superare questi meccanismi diventeremo uomini adulti e allora cambierà anche la religione, la scienza già diventerà un tutt'uno, ecco, grazie a te. Ciao. Ho un attimo di fretta per bloccare le telefonate, niente, voglio riprendere il discorso, blocco un attimo le telefonate, anzi ormai è quasi le 18:20, per cui le 16:20, per cui fra poco chiudo la trasmissione. Riprendiamo il discorso, riprendo il discorso della libertà, perché ma come tu ti sei incazzato, sei stato arrogante rispetto al discorso della libertà che ti ha fatto. Allora, voglio ripeterlo ancora una volta sto concetto, perché se voi mi telefonate a me con ste robe qua e imponendomi quel modo di essere, quel modo di pensare, ragazzi, quel modo di pensare che ha fatto milioni di morti, questo che non vi rendete conto. Cioè, non è che semplicemente è libertà di pensiero, è la libertà di ammazzare che non è accettabile, è questo che voi non vi state rendendo conto. Quando mi si viene a dire che la libertà di uno finisce dove comincia la libertà dell'altro, la necessità di limitare la libertà nella società, limitare la libertà nel potere di avere, nel sistema sociale in cui viviamo, è necessario per far funzionare il sistema sociale stesso. Una volta, quando questa libertà non era limitata, c'era il potere di fare quello che si voleva e la gente finiva sui roghi. Grazie alle lotte delle persone si è limitata questa libertà.
Ora, di questa libertà a me non me ne frega niente, cioè nel senso che io la uso, la vivo tutti i giorni, faccio politica con questa cosa, esprimo le mie idee con questa cosa, ma in stregoneria, nel paganesimo di cui stiamo parlando, di questo tipo di libertà non mi interessa, perché la libertà in stregoneria nel paganesimo è un essere divino, è un potere divino, è un potere che mi porta a rimuovere tutti gli ostacoli, ciao Mario, tutti gli ostacoli che bloccano lo sviluppo del potere di essere, non del potere di avere, del potere di essere, cioè della mia capacità di dilatarmi nel mondo. Per riuscire a rimuovere questi ostacoli devo sottrarmi dalla posizione in ginocchio in cui mi tengono i monoteisti. Allora la libertà è un concetto preciso all'interno del potere di essere. Non è la libertà giuridica, giuridicamente ci si mette d'accordo, esistono i rapporti di forza sociali dove uno tira una parte, l'altro tira l'altra, un po' se si scontra, un po' se si scassa, dopodiché si mette d'accordo, ma questa è la libertà giuridica, che è una cosa, la libertà come potere divino, la libertà del potere di essere, è una cosa diversa, e venire in questa trasmissione, che parliamo di religione, parliamo di paganesimo, parliamo della libertà del fare per costruire il potere di essere, col concetto della libertà del potere di avere, rappresenta la più grande offesa, il più grande insulto che si possa fare, dopodiché può venire qua e calpestarmi con un piede e fa quel cavolo che vuole. Pronto? Signor apprendista stregone, anzi ho sbagliato, signor apprendista coglione, buonasera. 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 Ecco, c'è. Hai capito? Queste sono le cose che ci sono, queste sono le cose con cui ci si rapporta. Guardate, questa gente qua, queste persone che fanno così, erano le stesse persone che andavano a applaudire quando bruciarono la donna in difesa. Non erano quelle che arrestavano, non erano il giudice che decretava di bruciare la donna in difesa, erano quelle che andavano ad applaudire, erano quelle che si divertivano, erano quelle che passavano un pomeriggio guardando che bello che è bruciare, che non si può difendere. Questo è qui. E la libertà del fare per costruire il potere di essere va proprio a rimuovere queste cose, va proprio a portare queste persone a pensare, va proprio ad impedire al parroco di stuprare i bambini, va proprio a bloccare quel parroco che a Catania trasformava la parrocchia in alcova. Pronto? Tu sei con Fennocchio. Tutto qua? Cioè, non so, credo che mi abbia detto Finocchio, una roba del genere, non ben capito comunque. Pensavo, speravo che lo ripetesse. Pronto? Sì, dai. Sono Franco, hai perfettamente ragione e mi congratulo con te perché hai il coraggio di dire quello che pensi. Scusami, i quattro magna magna che ti telefonano, che non hai il coraggio di dire altro, no? La storia conferma tutto quello che tu dici, è la verità. Ciao. Vabbè, grazie. Pronto? Ciao, sono Walter da Vicenza. Ciao Walter. Ciao, ti avevo chiamato anche tempo fa per chiederti delucidazioni, il fatto che non seguivo da tanto e se mi spiegavi bene cos'era il paganesimo, non so se ricordi la settimana scorsa. Vabbè, comunque io volevo fare solo, dire due cosine. Allora innanzitutto mi riferisco, indipendentemente che tu non abbia bisogno dell'avvocato, mi riferisco al fatto di queste persone che chiamano in continuazione a pagliaccetto, cretinetto, deficientino, stupidino. Allora, i pagliacci sono loro, in quanto io mi esalto a sentire queste persone che usano il telefono e si lamentano tanto nelle puntate, cioè nelle trasmissioni che faranno fra un'ora, stamattina, delle tasse o meno. Quindi sono dei loro sono i pagliacci innanzitutto. Seconda cosa, io ti dico la verità, condivido molto quello che dici, alcune cose no, perché effettivamente sei un po' aggressivo con certi toni, però comunque libertà di parola a tutti. E poi volevo tanto un'altra cosa, tutte queste signore che vanno in chiesa, che spermettono tanto di criticare, almeno premetto che io sono un ateo, proprio schifato addirittura del tutto, che io ho una sorella che ha 8 anni e 8 anni fa, che è nata da un secondo matrimonio di mio padre, dovevano battezzarla. Allora, il prete della chiesa, non importa, ha rifiutato il battesimo di mia sorella in quanto mio padre era sposato con questa donna, non in chiesa, essendo già sposato a suo tempo con mia madre. Ecco, e per cui, ecco, qua vediamo già quanto
quanto meschini e povere sono queste persone qua che poi alla fin fine predicano tanto e razzolano male. Ecco, poi questo semplicemente, ecco, che non, queste persone che chiamano così a interrompere solamente, a dire pagliacci, pagliacetti, che alla fine sono loro che non rispettano gli altri. Se secondo loro tu manchi nei confronti del cattolico, della chiesa o meno, non fanno nient'altro che passare 4-5 canaletti di radio indietro e in avanti e vanno su Radio Maria, dove io, nonostante mi fa schifo queste cose qua, io non mi permetto di chiamare Radio Maria degli deficienti, a quei veramente deficienti che la predicano, come io chiedo per cortesia e rispetto verso chi ti ascolta. Ciao, Mario, che loro la facciano altrettanto, d'accordo? Grazie, grazie a te, ciao. Ciao, ciao. Bene, ringrazio infinitamente queste ultime telefonate, ringrazio anche chi mi ha insultato, tanto scatena sempre discussione. Io sono Claudio Simeoni, piazzale Parmesan 8 Marghera, ripeto, Claudio Simeoni, piazzale Parmesan 8 Marghera. Sull'elenco telefonico mi trovate come Claudio Simeoni, via del Vignole 4 Marghera, però il numero di telefono è uguale, ho appena cambiato casa da poco. E vi do anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Non prendo più le telefonate perché c'ho Mario qui dietro che mi sta tampinando e giustamente devo lasciargli il posto. Grazie per avermi ascoltato, vi ricordo che alle 19 sono ancora in trasmissione e vi leggerò alcune pagine del Sentiero d'Oro e sulla religione romana, alcune divinità della religione romana, e ci sentiremo stasera, prenderò qualche telefonata, per cui se volete continuare a insultarmi stasera potete anche continuare, insomma non c'è problema, eh. Però ricordatevi che i concetti, dei concetti espressivi in questa trasmissione hanno forza fondamentale, cioè nel senso che è come se voi usaste delle armi in un combattimento, per cui venire qua e esprimere certi concetti non è asettico, non è che tanto ci vogliamo bene comunque, non è assolutamente vero questo, è importante per costruire la vita. Grazie per avermi ascoltato e a risentirci stasera.